Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo episodio di Octopath Traveler. Abbiamo iniziato a fare i secondi capitoli delle varie storie, ci sono rivelati un po' più impegnativi del previsto, non di molto, ma un po' sì. Abbiamo completato la storia di Cyrus, ma non quella di Tressa. Quindi ho bisogno di inserire Tressa al posto di Sirion. Attenzionata a rintracciare l'anonimo autore, ti ritrovi in una punta cava molto diversa da quella da lui descritta. La caccia agli affari può avere inizio. In precedenza, spronata da un curioso diario che riuscì a recuperare, Tressa si mise in viaggio ed è determinata a ripercorrere le orme dell'anonimo autore nella speranza di scoprire il mondo e tutti i tesori che nasconde. Dunque, dove ero rimasta? Viaggiare è come salpare per un oceano di opportunità, ma nessuna preziosa come la possibilità di incontrare altre anime. Stabilire un legame con un'altra persona, per quanto breve, è un'esperienza indimenticabile. Un'occasione per imparare qualcosa sugli altri e su se stessi. Stanotte riposerò qui, a Punta Cava. È una pigra città mineraria, per ora quantomeno. Si vocifera che queste colline nascondano dell'oro, quindi molti stanno accorrendo in cerca di fortuna. Mi chiedo quali incontri mi riserverà il destino. Questa è Punta Cava. Ma tra l'altro qua su. La definirei è desolata, tutto sommato. Eureka! Ho trovato l'oro! È una scoperta sensazionale! Una pepita tira l'altra, ora voglio trovarle tutte. Se le troverò prima io. Ok, ok. Se io le nascondevano veramente tutto solo. In questa cittadina potrebbe essere una buona idea. Tressa. È il signor Morlock, che è il capo. Good to see you. Omar. Bene, il grosso comunque è fatto. Indubbiamente fatto. Ehi, quello che ha detto. Bracciante migrante, scavo e scavo. Ma del grosso nemmeno. Mia sfortuna si è dannata, speravo di uscire finalmente a salvarmi. Sciocco, ho contratto persino dei debiti per arrivare fin qui. Chi lo spiegherà a mia moglie?
Why? Thank. Okay. Wow. Well, well. È l'occhio clinico, ragazza. Huh? Signor punti interrogativi. Oh. Commesso viaggiatore, mi chiamo Ali. I'm Tressa. I'm Tressa. Siamo colleghi, a quanto pare. Indeed. Sono celestiti piuttosto rare. Non è impossibile da trovare, tuttavia, sapendo dove cerchare. A una prima occhiata sembra un baneciotto, ma è sufficiente una strofinata per ritrovarsi tra le mani una splendida gemma. No way! No way! What? See you around. Oro? No, molto meglio. Magnifiche celestiti. Oh my! Ho! Oh! Why? Yes! Splend. Pleasure doing business. Phew. Yeah. Okay. Okay. Why, I'll be. Devi aver letto un paio di libri riguardo, si tratta di un tipo di minerale, eppure non l'ho riconosciuto anche quando l'avevo davanti agli occhi. Tu invece l'hai capito all'istante, forse per via dell'istinto mercante. Può darsi, a dire il vero non ero sicura che queste pietre fossero a tal punto preziose, ma nel commercio le pressioni d'oro non capitano tutti i giorni e bisogna coglierle al volo quando si presentano, giusto? Non c'è dubbio, devo confessarlo, sono piuttosto colpito da come sei riuscito a venderla. Riesci a intravedere un'opportunità commerciale in ogni circostanza, hai il commercio nel sangue. Ammiri il tuo ingegno, Tressa. Spero di averne un altro saggio in futuro. Puoi contarci, professore. Ok. Dice di salire. Saliamo. Cos'è? Oh. Ok. Ok.
Ah, perché mi ha dato i soldi puliti e io puliti sti soldi li spendo. Ma sai che vuol dire 84% il gioco? Hai idea? Zero idea proprio. Dimmi dei minerali, quello è il sole. Dammi qua. Dammi pure questo. E ultimo, ma non per importanza, quello lasso. Perché non l'ho aperto questo prima? Oh god. Siamo 102, siamo su 1200 minatori. Ok, mica male. Come trovo Moldrock che vuole storie? Certainly are beautiful. But what makes your stones different from hers? You won't find purer sky stones anywhere. Just look. You can see all the way through. Not a single blemish or impurity to be found. Dazzling, is it not, m'lady? Almost as dazzling as your eyes. Well, when you put it that way. Resorting to cheap flattery. Do you have a daughter, my good sir? That doll's a Boulderfall name, no? A precious gift for a precious little girl, no doubt. Indeed it is. Ah, clearly you're the type of father who wants only the best for his darling child. Do you truly believe that doll will suffice? The Sky Stone is as pure, innocent, and beautiful as a daughter's love. And every time she sees its radiant glow, she'll remember her dear father who gave it to her. Light will connect her to you, no matter how far you may travel. Dear father, where do you roam? Dear... Surely you can see why this would be the best purchase you'll ever make. I can just see her smiling face now. Pleasant young... You're most welcome, my good sir. What? Step right up. There's not a moment to spare if you want a rare sky stone to call your own. You won't find them anywhere else. I promise you won't be disappointed. I'll take one, please. One for me, too. Thank you. Thank you. Grrrr!
Would you look at that? Business is booming. Well, maybe not for all of us. You win this round. There's no way I'd lose to a green pea like you. I'll admit, I've never seen anyone make a sale like that before. Practice makes perfect. If you want to survive in this world, you need to learn how to tug heartstrings and loosen purse strings. But being a merchant is about more than just making a sale. A good merchant should understand what their customer needs and sell them what's best. What I sell may not be what they need, but it is what they want. What's wrong with a little embellishment? Embellishment? A merchant's words are like a warrior's blade. Don't forget it, Green Pea. Ali sembra sapere il fatto suo. Confesso di non conoscere nessuno con una simile arte oratoria, in un certo senso è difficile non ammirarlo. Fili, si può sapere da che parte stai? È la tua. Ci guadagna più di lui alla fine. Ok. No, non è stato con lui, ma sto cercando di poter migliorare le mie abitualità di vendita. Cresce la parte del cliente. Ok. È una visual novel ormai. Hello there. You see, well, well, al sud tutti hanno sentito di parlare di Maruf il mercante. Era un imbonitore nato, in grado di vendere sabbia nel deserto, ma non mentiva mai. A mio padre erano sufficienti un paio di parole al momento giusto per chiudere una vendita e rendere sinceramente felice l'acquirente. Era praticamente un mago. C'era potere nelle sue parole, in grado di mostrare ai clienti la bellezza insita nei loro acquisti. Così ho deciso di seguire i suoi passi. Really? È arrivato l'impresa di famiglia? No. Sono scappato di casa. Cosa? Ti spiego i dettagli, i venti hanno preso questa piega. Eh sì. La tua storia non è troppo diversa dalla mia. Now then. Buono tutto per domani. Ok, ok. Yeah! Ma diventate amici. Fate fare insieme. Hey now. Uh-oh.
actually. Ali. Padre Giulietti, Marziale è arrivato. Ali la macchina è guerra. Assassini il nome, questo è un fattore, si gira il sangue nelle vene per la paura. Ci sono più canaglie di quante possa contarne con una sola mano. Fine delle tue arti marziali? Le parole sono l'unica arma di un mercante. Non aveva speranza su un vero campo di battaglia. Andiamo. Ah vabbè, li ho pagati uguali, puliti. Non c'è limite al peggio, non resterò a guardare. Pagherai in tesi e non provare a fermarmi. Si può, 100 fogli si possono spendere. Do my best.
uomo. Contando che lui è tipo il 10. Counter fa un livello. Counter a questa difficoltà, chiaramente. Guddo, 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 right them. The battle is truly joy. Due con 3 BP. Watch my blade dance. With each battle I grow stronger. Quasi due livelli. Rinteso, tu manca pochino e poi dona PP. Livello 18. Ok. Stanza per stanza. Qui. Mio. Cani. Vale. I will cut you down!
fist of ice shall rain. Here I go. Victory out of my way. My turn now. The flame guides us true. Sono 14. Ancora parecchi lì sotto. Cazzo è? Ancora per rivelare Cyrus voglia. Ma non è un problema perché ho milioni di colonie spirituali. E altrettanti curativi. Perché Ophelia stava prendendo le botte? E chi poi? Forse Gondor poco fa. Livello 18. Livello 14. Buono. It's a good day for battle. What is the logical course of action? I will cut you down. No. My turn next. Oh no. Ah, di poco. I'll do my best. The battle. With each battle, I grow stronger. Dai, devo ritornare con Tyrion. I've done my research on you. Now. Che noia. Victory. E ritornerò. My turn. E ritornerò con Tyrion. Tyrion. Figlia Teresa. Oh wow, ok. It's a good day for battle. The battle is truly bad. A possible.
Credo che ci siamo, eh. Boss, se questo è boss, faccio tutto. E torno con Tenio. Omar. Cosa dicono i miei forzieri? Pieni fino all'orlo. E grazie a quelle pietre si prospettano ulteriori guadagni. Chi avrebbe immaginato si sarebbero rilevate le più preziose dell'oro? Come se non fossi ricco abbastanza. Second thought, you're Maruf's well, aren't you? For all I know, you could be a fraud just like your old man. A fraud? Shut up! Didn't he tell you? He made a fortune scamming gullible sops with fanciful half-truth. Until, that is, he got swindled himself by a trusted friend. Saddled with debt, poor Maruf ended up bankrupt. A sad tale, no? Ali. There's no room for emotions in business. The poor, stupid fool. See that one more time. What's that? Insult my father's name one more time and I'll... My father was good. Honest man. He sold his customers what they wanted, and his words made them happy. Your father was nothing but a lousy lying dog. Those with money make the rules, boy. Second-rate peddlers like you and your old man should shut up and die like the paupers you are. You son of a... If you won't work for me, I'll just find another way to make money off of you. You won't sell for much, but it's better than nothing. Mr. Morlock. Never in my life have I heard someone spout such cruel words. Coffers may be overflowing, but you're still morally bankrupt. Oh, go on. You make a mo-
cheat your workers out of their hard-earned money and monopolize their profits. If anyone's a swindler here, it's you! It seems you've forgotten your own manners. Omar, let's help the girl remember her place. It's time you learned that money is might! Okay. È un ciccio. Truly joy. Uno cade. No. Cadono tutti e due. Ok. Sì, dovrei aver... stabilizzato. E ma noi pugnali non ne abbiamo. Ouch. Noi pugnali non ne abbiamo. Mila, tra l'altro. Quanta vita, troppa. No, impossibile raccogliere. Peccato. No!
L'ho trovato? 3000? Oh wow. Stupido, sono stupido. Duemila. Ah, i gli stanno entrando, no? The battle is on fire. 2004. I'll do my best. Sei a stento giallo. 1429. Sarebbe successo prima o poi, ma non me l'aspettavo così presto. Mille, pulito. Li devo fare per due. Mm.
this. I still have so much to do. Noi. Ma no. Lei. Use this. Che mi pazzi. Ok. So. I'll not be defeated. No. Devo per forza fare il pugno spirituale. Per forza. Tabaci. I think not. Di poco? Troppo poco? No. Dio. Use this. God. Cento. Vai. Ouch. Vai. Ouch. I failed. I still have so much time. Ah, non volevo chiuderla con tre morte, quindi ok, questo è un po' più duro del previsto ed è la notte, quindi mi sa che la chiudo qui e poi se ne parlerà un'altra volta. Yamine però, wow, non me l'aspettavo così duro questo scontro.